Come nei pronostici della vigilia, Avellino tornerà alle urne tra 2 settimane per il turno di ballottaggio. A sfidarsi per la poltrona di sindaco della città capoluogo saranno Antonio Gengaro per il centro-sinistra e Laura Nargi alla guida di 3 liste civiche. Al primo turno Gengaro ha raccolto il 37%, a poco meno di 5 punti di distanza si è piazzata Laura Nargi, attestata sul 32,5%. Fuori dal ballottaggio e sotto le aspettative il patto civico guidato dal giornalista Rai Rino Genovese, fermo al 21,9% nonostante le 5 liste a sostegno. Distanziati di molto gli altri 4 candidati. Modestino Iandoli, in campo per Fratelli d'Italia, porta a casa un deludente 4,3%. Aldo D'Andrea di Unità Popolare supera di poco il 2%, Gennaro Romei dell'UDC si ferma all'1,3%, infine Vittorio Boccieri, Progetto Avellino Futura, resta sotto l'1%. Dunque sarà ballottaggio Nargi Gengaro, la vice sindaca uscente, contro la corazzata del centrosinistra. Ago della bilancia potrebbe essere il terzo arrivato Rino Genovese, disponibile al dialogo a patto che si discuta di programmi. È stato un risultato eccezionale, davvero io sono soddisfatto, contento, perché sapevo in partenza che mi scontravo contro 2 corazzate, il potere politico che ha governato per decenni questa città, il centrosinistra, e il potere amministrativo che scendeva in campo. Noi abbiamo fatto una scelta, quella di proporre una visione diversa di città, un programma diverso, un cittadino su 4. Ha scelto la nostra proposta politica, mi esalta e mi riempie di orgoglio. Tra l'altro questa sarà la parte di città che al ballottaggio deciderà chi sarà il sindaco di Avellino. Io riunirò tutti i 150 candidati, l'esercito della salvezza, l'ho definito in questi giorni, che mi hanno supportato, e con loro valuteremo le condizioni affinché il nostro programma possa essere attuato dalla prossima amministrazione. Ma innanzitutto ringrazio gli avellinesi che mi hanno consentito di poter arrivare al ballottaggio e di continuare un dialogo con loro, che è un dialogo innanzitutto emotivo, affettivo. Mi aspettavo Laura Nargi perché attorno a Laura c'è comunque uno zoccolo duro, un sistema di potere consolidato nell'amministrazione degli ultimi 5 anni, e ovviamente questo aspetto ha prevalso rispetto a Rino Genovese, che è stato un candidato che si è anche molto speso, ma che, diciamo, è stata un'invenzione dell'ultima ora, e questo sicuramente, poi aveva anche la coalizione divisa, questo sicuramente lo ha penalizzato. Io parlo agli avellinesi, ovviamente non si può non parlare nemmeno agli avversari con i quali si è discusso in questi giorni. Ci sono dei temi condivisi, per esempio la questione del centro per l'autismo che deve essere pubblico, vedo che sia un tema condiviso con tanti di loro. La questione dell'isochimica, per pensare al dottore D'Andrea che ha fatto sempre battaglia su queste questioni, o di dare un minimo di autonomia e di decentramento ai quartieri, che è una questione di Boccieri, la comune matrice cattolico-democratica con Romei, il rigore, la serietà di una certa destra intransigente interpretata da Modestino Iandoli. Alla fine la città dovrà scegliere il sindaco migliore per lei, e quindi la scelta poi è tra 2 persone, tra me e l'amministrazione uscente rappresentata da Laura Nargi. Quindi anche questi mondi che sono fuori, che hanno fatto la campagna elettorale, che si sono spesi, alla fine dovranno scegliere. Io credo di poter rappresentare in qualche modo anche loro, almeno sulla questione della moralità della politica, del rigore, della serietà, della competenza, della passione. È stato un viaggio straordinario, un viaggio tra i quartieri, un viaggio per la città con la mia squadra. Allora, siamo stati circondati da tanto amore, energia, e quindi è un ottimo risultato quello raggiunto. Eravamo solo 3 liste, siamo una coalizione civica che ha raggiunto, penso, un risultato straordinario. Gengaro già l'ha sfidata in un comizio pubblico, lei si sente pronta?
Si continua con questa dialettica che non fa parte della mia cultura politica, sempre questa aggressione, l'abbiamo visto per settimane, continua, non demorde. È ovvio che in un ballottaggio due sindaci debbano confrontarsi, è ovvio che dobbiamo portare le nostre proposte, le nostre idee ai cittadini, è ovvio che dobbiamo convincere con ancora più insistenza i cittadini. Dialogherò e dialogheremo con tutti quelli in cui vogliono credere nel nostro progetto. Quindi siamo aperti a queste nuove energie, ma quello che, a cui tengo è dirvi che noi vogliamo dialogare con i cittadini, perché i cittadini sono coloro che vogliamo raggiungere, li vogliamo raggiungere con il programma, con la nostra li dobbiamo convincere con tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane, li convinceremo ancor di più con quello che gli proporremo in queste altre settimane.